Buongiorno, carte di identità elettroniche. Buongiorno, salve, sono l'ispettore Marino della Fissura. Buongiorno, senti, avrei bisogno di un accertamento anagrafico, mi puoi aiutare? Una volta c'era il pacco, il Rolex falso oppure tanto altro venduto come vero, creato dal genio sulfurio dei napoletani dediti all'arte dell'inganno dei turisti e divenuto sinonimo di truffa in tutto il mondo. Adesso, con l'avvento della società 2.0, non si parla più di pacco, ma di phishing. Ovvero di truffe elettroniche con la voce, partendo da carte di credito rubate o clonate nei centri di smistamento di Poste Italiane prima che potessero arrivare i clienti. In sostanza, la banda di truffatori napoletani, sgominata dalla polizia con sede a Giugliano, ma operativa in tutta Italia, una volta ottenuto il supporto fisico, attraverso una serie di telefonate alle stesse banche o ai clienti, come avete potuto ascoltare, si impadroniva dei dati personali delle carte e operando online le svuotava in maniera inspiegabile. La chiamo riguardo alla sua carta di credito, che c'era, la chiamo dalla sede centrale amministrativa. In una settimana lavorativa le arriverà la nuova carta a casa, dopodiché le arriverà anche sempre per raccomandata il nuovo codice PIN. Allora, volevo un attimo solo alcune conferme, perché comunque abbiamo variato un indirizzo. Mi può confermare un recapito fisso? In questo modo, in circa un anno, le prime segnalazioni sono arrivate a luglio 2018, sono stati frodati circa 1 milione di euro. Sono 6 le persone arrestate, le carte interessate dalle frodi sono centinaia. La lezione è duplice, le banche devono, per fare bene il loro mestiere, formare meglio il personale e soprattutto non sguarnire le postazioni. Se il carico di lavoro è troppo alto, è difficile capire con chi si sta parlando. Spesso i truffatori si fingevano poliziotti o finanzieri. L'altra è per i normali cittadini, mai fornire le proprie informazioni private a nessuno, al telefono online, ma solo ai dipendenti della banca, in banca o nella posta.